Intanto grazie dell'invito, capisco che in questa prima fase mi pare che la giustizia la sta facendo da padrone, però mi pare giusto che sia così per la verità, perché la giustizia è una parte importante della vita civile del Paese e le parti del Ministero della Giustizia che si occupano delle persone private della libertà, in qualunque modo essa sia, o comunque dell'esecuzione della pena, svolgono una funzione sociale importante per il mondo della sicurezza e per gli interventi in campo sociale. Io vi parlo di questo pezzo del servizio sociale che si muove nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti. Come accade per il carcere, dove i riflettori sono sempre più accesi, quasi sempre in negativo per la verità, ma comunque sono più accesi e quindi c'è una maggiore attenzione, questo non accade purtroppo per il mondo dell'esecuzione penale esterna. È un grave deficit nel nostro Paese, noi abbiamo da recuperare forse anni di disattenzione verso questo settore, di una eccessiva attenzione verso politiche di sicurezza che hanno portato a una carcerizzazione sicuramente eccessiva, come che ci ha portato poi ai risultati che abbiamo oggi di un'Italia condannata a Torreggiani, condannata a Strasburgo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Non è questa la strada. Noi avevamo imboccato nel 75 con la riforma dell'ordinamento penitenziario la strada delle misure alternative, non dico abbandonata, ma insomma, l'abbiamo poco coltivata e questo è stato un gravissimo errore. Il sistema deve poggiare su due pilastri: uno è quello sicuramente dell'esecuzione penale interna, voglio dire, gente che ha commesso gravissimi reati, non è pensabile che stia in libertà, quantomeno nelle fasi iniziali dell'esecuzione, ma essenzialmente deve poggiare sulla esecuzione penale esterna per il senso profondo che ha soprattutto lo svolgimento di una sanzione di comunità in mezzo alla gente, assieme alla gente, e il valore, guardate lo sviluppo che sta avendo i valori di pubblica utilità. È vero che l'esplosione è legata essenzialmente alle violazioni del codice della strada, ma è pur sempre vero che è un settore da esplorare. Perché? Perché semplicemente per questo, perché l'opinione pubblica, che spesso è, scusatemi, abbastanza forcaiola, accetta volentieri l'idea di una persona che sta scontando la sua pena facendo qualcosa di utile per la società, e pensa, probabilmente sbagliando, che non è giusto che chi ha commesso reati anche gravi stia a mangiare a spese dello Stato, a vedere la televisione, come credo che il mondo esterno immagini che sia il carcere, che non è affatto una cosa bella, ma insomma, diciamo che c'è un immaginario collettivo, c'è anche questo, persone che oziano a spese dello Stato. Vederle impegnate in qualcosa di utile è un fatto che fa accettare meglio l'idea di un carcere, di un'esecuzione della pena svolta fuori dal carcere. D'altra parte la nostra Costituzione non dice che la pena del carcere deve tendere alla rieducazione, dice che le pene devono tendere alla rieducazione, quindi alla fantasia del legislatore, alla fantasia degli uomini, all'intelligenza, alla capacità di innovare, di inventare, di ideare misure che siano non quelle legate alla stretta detenzione, ma che abbiano anche altri sviluppi, altre possibilità che consentano di radicare sul territorio meglio chi può aver commesso reati. Io credo che, vi do soltanto un dato, insomma, per farvi capire quanto siamo indietro nel nostro Paese in questo campo. In Inghilterra ci sono 220.000 persone in esecuzione penale esterna, in Francia 160.000. Non per questo sono più vuote le carceri, ma questo non è un problema, perché significa soltanto, e il dato è sicuramente positivo, che attraverso l'esecuzione penale esterna e le misure alternative si può ampliare l'area del controllo dell'esecuzione penale. Non è sempre giusto pensare che le persone debbano andare in misura alternativa al carcere, che così si svuota il carcere, perché questo fa impaurire l'opinione pubblica. Allora, bisogna capire che la misura alternativa serve ad ampliare l'area del controllo penale e quindi dell'esecuzione penale, e soprattutto bisogna far capire che una misura alternativa, nelle sue forme più varie,
anche se erogata direttamente dal giudice della cognizione ancora meglio, è una pena effettiva, non è una pena finta, non è una pena non pena, non è un regalo, non è un beneficio che consente di far pensare che quella persona tutto sommato se l'è scampata e non andrà in carcere e quindi non subirà questo tormento del carcere. No, bisogna far capire che anche una vita aiutata dal servizio sociale, sostenuta dal servizio sociale e impostata con rigide prescrizioni, è una vita che ha la sua carica di afflizione. Questo è quello che bisogna far capire. In tutto questo, per converso, mentre tutti si dirigono ormai verso il mondo delle misure alternative, risorse, mezzi sono assolutamente scomparse, sono completamente fuori. Noi ci stiamo muovendo per questo. Non più tardi ieri pomeriggio, in una riunione con il nuovo ministro Orlando, sensibilissimo devo dire ai problemi del mondo penitenziario e dell'esecuzione della pena, abbiamo di nuovo rappresentato queste esigenze. Noi siamo passati dal 2003-2004 da 1600 assistenti sociali a 990 oggi, nel momento in cui tutti stanno dicendo che bisogna investire sul mondo delle misure alternative. Io mi auguro che la politica esca fuori da queste sue schizofrenie e che imbocchi la strada giusta e che dia i giusti riconoscimenti anche al servizio sociale e al personale che lavora per il servizio sociale. Un'ultima cosa, e poi non la smetto di rubarvi tempo, è stato fatto un accenno alla possibilità, alla particolare professionalità. È passata nello svuotacarcere una norma che consente al direttore dell'istituto penitenziario di dirigere gli uffici di esecuzione penale esterna per 3 anni. È una misura urgente sì, perché oggettivamente il ruolo dei dirigenti di servizio sociale è estremamente carente, nel senso che mancano gli organici, l'organico li prevederebbe pure, ma non ci sono. Io mi auguro che non duri 3 anni questa norma, che ci sia la possibilità molto prima dei 3 anni di intervenire, perché pur essendo consapevole del fatto che un dirigente dello Stato è dirigente e quindi deve avere la capacità di spaziare in tutti i settori dell'amministrazione, quando c'è una forte caratterizzazione professionale, la forte caratterizzazione professionale va rispettata, e questo non mi sembra il modo migliore per rispettare la professionalità, che invece è ricca, è competente, è brillante ed richiede una particolarissima attenzione e una particolarissima preparazione. Grazie e tanti auguri.